per l'hustle, perché prima avete messo un pezzo che per noi va benissimo per ballare hustle. Per cui io vorrei tutte le persone che sanno che cos'è l'hustle e sanno come si balla sulle tre strisce della mia destra, mentre chi balla tango sulle tre strisce alla mia sinistra. Questa la filmiamo, ve lo dico, finisce sicuramente su YouTube, perché penso che sarà il primo esperimento a livello internazionale di tango e hustle. Dai, vediamo cosa succede, non picchiatevi però, voi dell'asso siete un po' invadenti, Quelli del tango non sfoghiamo, ragazzi, non sfoghiamo. Ragazzi, abbiamo quelli del Caraibico che ci guardano, non facciamo brutte figure, non sfoghiamo, mi raccomando. Tre strisce all'asso, tre strisce al tango. Prego i ragazzi di D&G. Chi sforna viene eliminato, da qui in poi è D&G, di qui in poi Milo Grando. Esattamente da alla mia destra D&G, alla mia sinistra Milo Grando. Vediamo cosa capita. E vi aspettiamo tutti a settembre nelle scuole, che sia D&G che sia Milo Grando, vi aspettiamo a settembre nelle scuole che riaprono. Signori e signori, Paco Fondo, Tango Club, Montserrat. È il primo esperimento internazionale di tango argentino ad hustle insieme. Allora, io direi che possiamo permettere ai tangheros di sforare di mezza piazza. Ok, i tangheros hanno a disposizione 4 strisce. Ragazzi, mi raccomando, rispettiamoci tutti. Dai, dai, i ballerini di Assel in pista, su! Ci sono, li vediamo sul corpo pista, entrate! Partecipate a questo esperimento, il primo a livello internazionale, diglielo Gianluca! Un giorno potrete dire io c'ero. E chi lo sa? Chi lo sa Gianluca, magari lui con Nubio D&G pilongheando? Chi lo sa? Chi lo sa, magari vi sfrattano? Filmando per copiarli, perché vuoi ballare